A Cursi, che segna il classico gol dell'ex, dà un senso alla straordinaria giornata del portiere Mengoni, che ha Renato Curi, para tutto e proietta il Catanzaro a ridosso delle battistrada. Ma il Perugia conferma di essere una squadra senza mezze misure, o vince o perde, e non è un caso. I biancorossi costruiscono diverse palle gol, ma non segnano, e perso Benedetti per infortunio. Galleggiano tra la possibilità di vincere e il concreto rischio di perdere. Era andata bene a Giulianova e Fondi, ma il Catanzaro è un'altra storia, ha il piglio della squadra che sa ottenere ciò che vuole. Nel primo tempo però il Perugia ha avuto da recriminare, con troppe palle gol sprecate al vento. Lucchini è in discreta giornata e fino a quando regge. È una spina nel fianco dei giallorossi. Al quinto Mengoni smanaccia il suo tiro cross, mentre al sedicesimo sono proteste quando Anania viene contratto da due avversari in area di rigore. La partita potrebbe cambiare due minuti dopo, quando Lucchini, servito dentro da Benedetti, si presenta solo davanti a Mengoni, che però è strepitoso a deviare sul palo il destro del perugino. Il Catanzaro ha un uomo in più in mezzo, ma il lavoro di Benedetti e Borgese mitiga l'inferiorità numerica. Lucchini salva in aria su un tentativo ospite, poi alla mezz'ora pesca Bueno in posizione regolare, ma l'argentino, bravo nelle sponde, non lo è altrettanto al momento di concludere, e grazie a così Mengoni. Anche il Catanzaro chiede il rigore al 35esimo per un presunto mani in aria, ma è ancora Mengoni il protagonista, anche quando il pallone scotta, cioè sul destro di Clemente. Il Perugia perde Benedetti in chiusura di frazione, al suo posto entra Carlotto e gli effetti si capiranno solo nei secondi 45 minuti. Eppure la squadra di Battistini ha una clamorosa pallo gol in chiusura e sempre sull'asse Lucchini Bueno, con l'argentino, che è anche sfortunato perché sulla sua strada c'è un portierone oggi, Mengoni appunto. Nella ripresa si vede lontano un miglio che senza Benedetti il 4-4-2 di Battistini va in sofferenza contro il 3-4-3 di Cozza, che rettifica la squadra con due cambi immediati, Gigliotti e Bugatti per Esposito e Pacheco. Il Catanzaro tiene il pallino del gioco, mentre Perugia perde continuità e va a sprazzi. Quando attacca è sempre pericoloso, il terzo tentativo di Bueno è sfortunato perché Mengoni non potrebbe farci nulla, ma la deviazione dell'argentino esce fuori d'un soffio. Con Tozzi, Borsoi e Margarita per Bueno e Lucchini, il Perugia perde qualcosa però, perché l'ex rossoverde è ancora fuori forma, mentre l'argentino, ancora poco preciso sotto porta, garantiva un ottimo gioco di sponda. Il Catanzaro si incoraggia, non è pericoloso, ma se non altro tiene Clemente e Soci lontani dall'area di rigore. Carboni, che fallisce il clamoroso vantaggio, calciando alto da posizioni invidiabili intorno alla mezz'ora, fa suonare il campanello d'allarme, la luce del grifo si accende di tanto in tanto, con qualche conclusione dalla distanza, Clemente al 76esimo da quasi metà campo e Zanchi di sinistro da fuori, ma segnare a Mengoni è praticamente impossibile. Si arriva così all'87esimo, quando sul calcio di punizione di Squillace, la difesa del grifo si apre come una voragine e lascia Cursi libero di colpire sul secondo palo. L'ex di turno non esulta per rispetto dei suoi vecchi tifosi, ma la vetrina se la riprende Mengoni due minuti dopo, quando toglie dal 7 il calcio di punizione di Clemente. È così che il Catanzaro salva la vittoria, che il sinistro di Gigliotti certifica in pieno recupero. Peccato per il grifo, che dovrà analizzare molto questa sconfitta, soprattutto per una fase difensiva ancora da migliorare, più nell'assetto tattico che nel comportamento dei singoli. Il Catanzaro invece darà fastidio a tutti e la vittoria al Curi è un gran biglietto da visita.